Io ricordo, sarà stato 2011-2012, quando dopo alcuni anni che vedevo brevetti, molti più brevetti del solito di chip a base DNA, o vedevo progetti di smart dust, di polveri intelligenti di vario tipo, nanomacchine chimeriche costruite da un driver più una proteina più un virus più una cosa, bla, e c'era tutta questa roba. Io dovevo stare a guardare insieme a informazioni trasversali, no, famose quelle controinformazioni che arrivavano, dove non so, sarà stato il 2004-2005 in America, avevano provato a analizzare il terreno sotto delle case, che sai, le fanno di legno, durano 20 anni. Hanno detto, proviamo a analizzare il terreno sotto queste case che hanno quasi 20 anni e vediamo se il terreno che c'è sotto ha una concentrazione di sostanze cadute, precipitazioni, uguale a quella che c'è fuori, che differenza c'è, per capire in 15 anni cos'è precipitato. Ecco, le misure erano completamente fuori scala. Cioè, sostanzialmente, come diceva anche un mio ex amico, un tecnico dell'ARPA, che mi diceva che comunque l'ARPA non era in grado di analizzare le nanopolveri che rilevavano con le centraline di rilevazione del PM2,5. Ed era il motivo per cui erano anche poche, perché ha detto, non ci facciamo niente, sono lì per far nulla, perché nessuno è in grado di analizzarle, perché non sono solo polveri, ma sono tipo conglomerati di cose che non conosciamo. Non abbiamo le risorse per riuscire a capire cos'è, e forse anche se l'avessimo non capiremmo comunque. Quindi una situazione che è così da tanti anni, a me 10 anni fa, mi aveva portato anche a dei limiti psicologici, perché poi la consapevolezza, al contrario delle balle New Age, non ti porta alla verità, alla libertà, non so che, ok, quella è una cavolata, ok, un po' come dire, non so, che la coppia non è un'isola, no? Queste espressioni che piacciono tanto, che non sono vere, è il contrario. Mi verrebbe di dire, guarda che il tuo lavoro non è un'isola, perché alla fine si tratta di appoggi psicologici, quindi scegli un attimo, preferisci appoggiarti su una persona che teoricamente vi amate, poi magari vi sbagliate, ma quantomeno teoricamente vi amate, o una che ufficialmente sicuramente ti vuole sfruttare per fare dai 10 ai 50 volte il margine, perché su un dipendente un'azienda, se non fa dai 10 ai 50 volte il margine, non ci paga neanche le tasse. Quindi vuol dire che sei ufficialmente sicuramente sfruttato da contratti che ti lasciano a casa il giorno dopo. Voglio dire, preferisci, ti sposeresti con una donna che ti dice sì, però se non fai, non trombi come dico io, il giorno dopo ti licenzio, cioè voglio dire, non sarebbe, no? Quindi questo progressivo decadimento dello stato cognitivo collettivo, che forse è accompagnato anche ad un principio sempre più stretto di democrazia, che vuol dire che comandano la maggioranza, la quale ufficialmente da sempre, anche in natura, è costituita dalla massa degli ultimi, dalla massa dei conformisti, la massa delle persone che sostanzialmente non apportano nulla a livello evolutivo alla specie, perché in una specie ciò che apporta a livello evolutivo sono le anomalie, non certo quelli che fanno tutti uguali. Quelli che fanno tutti uguali mantengono una stagnazione evolutiva. Quindi all'interno di uno ufficiale modello esistenziale basato sulla stagnazione evolutiva naturale, artificiosamente costruita con una cultura basata su questo principio di pseudo-democrazia che non è democrazia, perché basta capire che chi ne parlava di più era Platone, e mi pare che non dicesse queste cose, quindi a meno che uno di questi imbecilli come questi che vediamo in televisione non li consideriamo tipo più avanzato, un'intelligenza più sublime di Platone, ma, però non escludo che democraticamente, se lo chiediamo, probabilmente la Ferragni è un genio, ok, secondo la massa. Quindi in questa condizione purtroppo non pensiamo che le perle del complottismo, cioè i soggetti che sono stati eletti dal pubblico come i migliori complottisti o i migliori canali complottisti o quello che sia, siano i migliori. Perché scusa, come potrebbe funzionare in questo modo? Chi decide, come c'era una classifica dei più importanti ristoranti del mondo, il primo era il McDonald's, ma per predilezione, vuol dire che era quello più amato dalle persone. Quindi democraticamente direi, perché non chiudiamo tutti i ristoranti e teniamo aperto solo il McDonald's? Questa sarebbe una scelta democratica, no? Ok, quindi seguendo questa logica qui, io mi chiedo, anche chi crede nella democrazia, ma ciononostante rimane inebetito e impietrito di fronte alle mie osservazioni, perché mi succede tutti i giorni,
Ecco, anche questa persona che ha queste forme di paralisi cognitive, dove per un attimo si spegne, poi devi fare control alt canch, riavviare, e lui d'un tratto dice, ah, ho fame, cosa mangiamo? Ok, si prende in quel modo lì, e non sto parlando ovviamente dei cretini di strada, che quelli non ci provi a fare, perché lo vedi subito, ti guardano, ti implorano, non svegliarmi, e c'è scritto, e tu per compassione dai una pacchetta e basta, e saluti, no? Ma questo è normale in una comunità, che ci siano persone come, non so, in una famiglia, devi fare un discorso sofisticato, se è il caso o no di chiamare, non lo so, i pompieri, far controllare la struttura della casa perché c'è una crepa, non lo stai a discutere questa scelta con un bambino di 4-5 anni o anche una ragazzina di 12 anni, cosa vuoi che ne capisca? Quindi al pari noi dovremmo comprendere meglio, dovremmo aver già fatto questo salto perché eravamo praticamente già al di là della soglia, mezzo secolo fa, forse anche un secolo fa, anzi senza forse. Quindi come oggi ci ritroviamo invece così profondamente sprofondati nella cacca del pre-soglia di intelligenza, direi che è un segno che per qualche motivo non siamo riusciti, l'abbiamo superata questa soglia, probabilmente abbiamo spruzzato un po' troppo lontano e quindi ci siamo ritrovati a ricadere all'interno di qualcos'altro. Siccome tutto va a onde, capiamo anche, no, succede anche psicologicamente, se tu magari non so, un rapporto sentimentale che è appena nato lo forzi un po' troppo, rischi un rimbalzo, però se lo forzi poco rischia di spegnersi, quindi quell'arte lì, cioè, siamo ben distanti dall'averla sviluppata, almeno mediamente come persone, e quindi quando tu mi parli sembra che io parlo di altro, no? Però il Montanari di turno, ma non so, non voglio citare le persone perché non me ne frega niente proprio. Io parlo solo di persona. Quando mi hanno detto, hai visto le conferenze del Malanga? Io ho detto, no, perché a Calacchitto più o meno dice le stesse cose che mi sono letto da 15 anni sugli annuari del Giornale dei Misteri, dell'Uomo dell'Ignoto, di tutte queste pubblicazioni di parapsicologia di cui mi sono nutrito perché mio padre è un parapsicologo. Quindi cioè, non me ne fregava niente di sentire osservazioni spicciole dette così, che non era tutta da vedere, e poi devo vedere in faccia la persona. A me interessa scambiarmi, anche perché spesso quando ci si scambia, come è successo anche col Malanga, gli elementi fondamentali delle nostre conversazioni non erano quello che portava lui, ma degli elementi che gli portavo io, fondamentalmente. È successo con lui, è successo un pochino con tutti quelli con cui ho parlato. E questo non è, me ne frega un cavolo del vanto, mi duole vedere che non è servito. Perché di queste cose che anche loro stessi sono arrivati a capire, poi hanno portato alla luce, hanno divulgato, hanno sfruttato la loro notorietà, quindi il fenomeno gregario di essere il polo centrale di un egregore attorno a cui girano tutti i seguidores, come li chiamano, li chiamano in spagnol, i seguaci, i fanatici, i fan, ok, i fanatics. Quelli sono i fanatics, quindi quando tu guardi un fenomeno e ti accorgi che non è costruito da un gruppo di persone più o meno pioniere, come l'avrebbe chiamata la Blavatsky, pioniere, quindi non gregari, ritardatari, persone che aspettano che te gli dici quella cosa già digerita per dire sì, è vero, quello che ha detto lui mi ha convinto. No, ma persone che hanno una propria formulazione, che arrivano in un certo modo, hanno un abbozzo di realtà, di visione, si confrontano con un altro pioniere, hanno lo spessore psicologico, morale, la saggezza interiore per non mettersi in competizione, questa è la parola chiave, e da lì può venire fuori una sinergia bellissima che è tanto naturale per l'essere umano quanto sempre meno presente nel tessuto sociale attuale, che vede un'umanità in involuzione, perché non c'è un cavolo di motivo per cui si debba dire che stiamo andando verso l'alto. Chi pensa che sta andando verso l'alto ufficialmente sono i transumanisti. Quindi loro peraltro hanno anche le prove, e mi chiedo com'è possibile che si possa andare verso l'alto, verso avanti nel transumanesimo, e contemporaneamente andare anche avanti nell'evoluzione spirituale e naturale dell'essere umano, visto che sono in antagonismo queste due vie. Quindi me lo spieghino sempre gli amanti delle paralisi cognitive, quelli che vanno avanti nella loro vita grazie alla loro capacità di immobilizzare il cervello e non pensare a niente mentre gli fai una domanda sensata, ok? Quindi quando vedo litigare poi su questo, e lo vedo assolutamente molto simile al fatto che io, anche solo 2 o 3 anni fa, se scrivevo a uno di questi che avevano il canale su YouTube, gli dicevo ti va di fare un confronto, un'intervista, eccetera, anche Francesco Toscano, gli ho scritto su WhatsApp 2 anni fa,
mi ha risposto subito, abbiamo parlato al telefono, abbiamo fatto 2 o 3 interviste, che tutto il suo pubblico ha apprezzato, però cosa ne è venuto fuori? Che hanno tutti paura perché sono, come dice Eros, che sarei io, non l'ho sentito dire da altri, però dovrebbero iniziare anche loro, che mi copino, che inizino a dire che l'hanno detto loro, così almeno fanno una cosa utile però. Perché la psiche dell'essere umano prende la forma della cosa da cui dipende, o meglio, da quella su cui si appoggia. Prende la forma della cosa su cui si appoggia. Non può prendere una direzione diversa del treno su cui è appoggiato. Non può, ma nel senso che non è che se ne rende conto, ne soffre e dice oh, mamma mia non posso. No, no, gli dà le spalle. Come tu quando vai verso nord dai le spalle a sud, così quando tu ti appoggi su una cosa per te non esiste. Non è contestabile, non si accende il lato yang. Non puoi avere senso critico, dunque di conseguenza, verso questa cosa qui. Quindi tutto il complottismo purtroppo è gravato da una disfunzione intrinseca che è che nell'inconscio delle persone, che sono tutt'altro che consapevoli come esseri umani, perché possono anche aver letto tanti libri, essere critici, intelligenti, bravi medici, quello che ti pare a te, ma se non hanno sviluppato anche una competenza interiore come esseri spirituali, questa cosa non la possono capire, quindi quando ricevono le informazioni si sviluppa questo squilibrio che nella cultura esoterica tradizionale è chiamato quello che è uno squilibrio di sapere sull'essere, quindi sanno troppo e sono poco. Invece il santo stupido sarebbe uno che è molto e sa poco. Quindi però questi scienziati che fino a ieri erano scienziati normalissimi, poi d'un tratto adesso si trovano ad essere i principi del complottismo, solo perché oggigiorno la società è talmente scema che anche se tu dici una cosa intelligente sembri un genio, io direi che non valgono molto. E la radice del fatto che litigano è perché è inevitabile, visto che sono appoggiati tutti sulla stessa cosa e finiscono per andare in competizione tra di loro. Ed è il motivo per cui io nell'ultimo anno scrivo e riscrivo a un sacco di gente e questi mi rispondono neanche fossero la più figa del reame. Il bello che non si degna, hanno tutti un sacco da fare, che mi ricorda tanto quando vai in un ristorante, ti trattano male, perché hanno talmente tanti clienti che dicono chi se ne frega di avere un cliente in più. Quindi tutte queste deformazioni psicologiche che sono nient'altro che la forma che allora hanno preso per poter vivere all'interno di una società marcia, che come dice Krishnamurti non è segno di buona salute mentale adattarsi a una società malata. Quindi questi saranno bravi quanto ti pare, ma a quanto pare sono deformi inconsapevolmente, quindi non è neanche colpa loro, Dio li perdona, però io che li guardo diciamo che non è che mi stupisco più di tanto e purtroppo vedrai che questa cosa peggiora sempre di più. E riscontra anche in quello che dicevo un po' di anni fa, che negli esseri umani un 20% hanno una polarità yang, sono quelli che io chiamo gli animici, e se tu metti tanti animici in una comunità è un po' come mettere tanti galli in un pollaio.